tanto acido lattico nelle gambe, mi si sono emozionate anche loro oggi. Scherzi a parte, quando ho visto Anna andare via e non sono riuscita a seguirla, ho visto che poi il quartetto era troppo grande, era un gruppo troppo grande per me e io che non sono un corridore veloce ho preferito aspettare la squadra, era anche una cosa abbastanza pianificata. E le mie compagne hanno tirato molto per fare in modo di portarmi sull'ultimo strappo e sapevo che potevo portarmi dietro anche solo Annemiek, perché nella condizione in cui sono solo Annemiek può rimanere con me. E così è stato. E quando io vedo le ragazze lavorare così tanto mi carico e il mio modo di dire grazie, perché non sono proprio bravissima a parole, è quella di fare un risultato e spero che questo le abbia rese contente, perché è un bronzo, non è una vittoria, però io ho lottato anche per loro. Credo di aver proprio fatto una bella volata, non pensavo che Annemiek fosse così audace da passarmi tra le transenne me, con un polso rotto, e ho lasciato forse troppo gap, però sono partita secondo me giusta, ho fatto una bella progressione, ero in prima, quindi nella posizione peggiore, e riuscita a rimontarmi solamente negli ultimi credo 50 metri, anche meno. E un pochino brucia sicuramente, perché è un argento un po' diverso da un bronzo. Un mondiale che ogni giro ti sfiniva, ti toglieva qualcosa, non te ne rendevi conto e succhiava energie. Sicuramente Elisa stava bene, l'ha dimostrato, un bronzo che lo si meritava tutto, anzi si meritava anche qualcosa in più. Credo che come nazionale abbiamo lavorato bene, ci manca qualcosina per ritornare sul gradino più alto, ma sono sicura che manca poco, è solamente questione di anni, un anno o due, sicuramente ritorneremo ad alzare le braccia al cielo come la nazionale italiana merita.